Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Oggi giro il video che da tanto stavate aspettando, ovvero quello in cui vi parlo della mia cartolibreria e del fatto che purtroppo ho cessato l'attività, quindi è stata chiusa. Allora, prima di tutto, per chi fosse nuova del canale e comunque non avesse mai visto un mio video, io ho fino a praticamente 2 settimane fa gestito una cartolibreria nel paese, in Toscana, insomma, dove vivo. Per chi fosse interessato a vederla all'interno, dato che è appunto una cartolibreria che contiene cartoleria, articoli per la scuola, articoli da regalo, giocattoli, e poi c'è una parte separata dedicata invece ai libri, che era praticamente un caffè letterario. Quindi insomma, per chi volesse vedere come era fatta all'interno, vi lascio nella i il video che ho girato a dicembre in cui facevo proprio il tour del negozio. In ogni caso, come vi ho detto, appunto gli articoli che gestivo erano questi, ma ovviamente il mio cuore apparteneva alla parte dedicata ai libri, perché appunto con la mia mamma, dato che la gestivamo insieme, ad un certo punto, un paio di anni fa, abbiamo deciso di creare un divisorio all'interno di questo grande negozio che avevamo a disposizione, mettere al suo interno, come vedrete poi anche nel video se andate a vederlo, dei tavolini e appunto dedicare lo spazio interamente ai libri e alla lettura. Quindi chi voleva poteva venire nel caffè letterario, ordinare un tè o un caffè, mangiare un biscotto, leggere qualcosa che aveva portato da casa, oppure consultare i libri che avevamo noi lì disponibili e decidere poi con tutta calma se acquistare o meno. Quindi insomma, questa era l'idea generale che stava dietro alla parte librosa della mia cartolibreria. Un'altra piccola cosa da dire prima di cominciare è che io ho gestito la cartolibreria per 4 anni e mezzo, a dicembre di questo anno sarebbero stati 5 anni. L'idea di chiudere la cartolibreria ci è venuta in realtà alla fine del 2016, qualche mese prima della fine del 2016, e è stata un'idea sicuramente molto sofferta da una parte e anche molto pensata, ecco, non è stata una cosa sicuramente impulsiva, anzi l'idea di chiudere la cartolibreria io ce l'avevo da molto tempo, da qualche mese prima sicuramente, ma era sempre stata la mia mamma ad incitarmi ad andare avanti, a cercare di non arrendermi e quindi rimandare il più possibile il momento, insomma, di prendere questa decisione, che poi alla fine in ogni caso è stata presa. Quali sono i motivi che mi hanno portata a chiudere la cartolibreria? In realtà, per quanto riguarda il negozio in generale, quindi proprio la merce in generale che io vendevo all'interno del negozio, il motivo è uno e si chiama Stato italiano. Mentre per quanto riguarda la parte relativa ai libri, devo dire che i motivi sono due, cioè sia il motivo appunto dello Stato, che poi comunque vi spiegherò, e anche un'altra parte, diciamo un altro elemento un pochino più umanistico che ha influito sicuramente sulla decisione. Allora, per quanto riguarda appunto lo Stato, perché l'ho nominato? Perché diciamo che un negozio come quello che avevo io, quindi un negozio gestito in completa autonomia e soprattutto in un paese piccolo come quello, insomma, dove abito, deve sostenere una quantità di spese mensili che sono veramente agghiaccianti. Ora non ve le sto a dire tutte, o meglio ve ne elenco alcune, ma non so spiegarle perché veramente sono chiaramente delle cose che si imparano e si conoscono avendo un'attività in proprio o comunque consultandosi anche con un commercialista. Fatto sta comunque che le spese sono chiaramente, se il fondo non è il vostro, quindi nel mio caso appunto il fondo non era il mio, cioè avevo l'affitto mensile, e poi ovviamente la commercialista, la spazzatura, l'occupazione del suolo pubblico, perché dovete sapere che secondo delle norme in realtà locali, quindi penso siano comunali, in ogni caso dovevo pagare una cifra annuale per l'ombra che le tende, diciamo, davanti alle vetrine facevano sul marciapiede, quindi insomma tutto dire. Poi ovviamente ci sono i contributi, perché non essendo una dipendente i contributi devono essere pagati autonomamente, quindi
sono un sacco di soldi ogni 3 mesi, l'IVA che praticamente assorbe tutto il guadagno, nel senso che se voi per i tre mesi in cui viene insomma calcolata l'IVA avete venduto più di quanto avete acquistato, quindi di conseguenza avete guadagnato, quel guadagno andrà a ripagare l'IVA, perché praticamente arrivano botte da centinaia di euro di IVA e poi ci si chiede perché viene fatto il nero. Poi ci sono ovviamente le spese della corrente, le spese per il riscaldamento, le spese per il telefono, io avevo la fotocopiatrice in affitto, insomma, per farvi capire una marea di spese che si accumulano mese a mese, alle quali va aggiunto chiaramente l'acquisto della merce, quindi la merce che io utilizzavo per riempire il mio negozio. Ecco perché quindi vi dico che la decisione è stata da una parte dettata da questo, ecco, non è stata una cosa dovuta a niente di più che al fatto che avevamo tante spese, quindi per tanti mesi all'anno noi lavoravamo, dico noi perché appunto eravamo sempre io e la mia mamma, anche se il negozio era intestato soltanto a me, comunque avevo per tanti mesi tutto quello che guadagnavo e che entrava in cassa doveva andare a ripagare le varie insomma spese che il negozio comportava. E è per questo quindi che vi ho detto, la decisione da parte mia sarebbe stata presa molto prima, perché io ho vissuto un periodo veramente molto difficile durante il quale non avevo più voglia di andare in negozio, non ero più invogliata, non ero più felice di farlo. Perché? Perché non mi sembrava di fare niente alla fine, nel senso che per quanto un lavoro ci possa piacere, perché io adoravo stare in negozio, è un lavoro e un lavoro vuole che ci sia un ritorno monetario anche piccolo, perché nessuno aveva mai preteso da quel negozio di ricavare 1.000 euro al mese solo per me, ci mancherebbe, ma anche poco mi sarebbe bastato. Invece per tanti mesi all'anno questo poco non era possibile, quindi diciamo che chiaramente passa anche la voglia, perché si lavora per guadagnare e non per la gloria, ecco, come dico sempre. Quindi è arrivato un momento in cui veramente non potevo più vederlo e la mia mamma mi ha sostituita per un po' di tempo in negozio, dandomi la possibilità di dedicarmi a qualcos'altro per riprendere un po' le forze e le energie, e durante quel periodo anche lei si è resa conto che effettivamente purtroppo le spese veramente ci stavano annegando, e quindi la decisione è stata presa a quel punto insieme. Una volta presa la decisione, ovviamente io ero molto felice, quindi chiaramente non si chiude dall'oggi al domani, quindi abbiamo deciso di chiudere dopo qualche mese. Nel frattempo abbiamo cercato qualcuno che volesse eventualmente comprare la nostra attività, perché dovete sapere che nel paese dove sono io praticamente esiste solo una cartolibreria, che era la mia, che è la più grande di tutti. Poi ce n'è un'altra molto molto piccola che ovviamente non può garantire lo stesso servizio di un negozio grande come quello che avevo io e fornito come quello che era il mio, insomma, come quello mio. Quindi abbiamo cercato di trovare qualcuno che fosse interessato a portare avanti l'attività in qualche maniera e che magari portasse anche nuove idee, nuovi spunti per portare avanti quello che noi avevamo cominciato. Non è stato possibile, abbiamo trovato qualcuno interessato, ma poi insomma la cosa non è mai andata in porto, e quindi alla fine abbiamo deciso con maggio di chiudere l'attività. Anzi, vi dirò che l'abbiamo chiusa anche con grande rapidità, perché io fortunatamente ho trovato un altro impiego, ma insomma ve lo dirò alla fine, tanto per darvi qualche info. E adesso parliamo invece della parte dei libri, che è quella che poi magari vi interessa di più. Per quanto riguarda i libri, abbiamo da una parte le spese, quindi ritorno al discorso che ho fatto per la cartoleria, nel senso che è anche per questo che io avevo 2 tipi di merce, perché i libri purtroppo, avendo un guadagno bassissimo, perché il libraio guadagna solo il 30% sul prezzo di copertina, quindi basta fare uno sconto del 10 e del 15 ed è già dimezzato il guadagno, quindi chiaramente avere un intero negozio dedicato soltanto ai libri a maggior ragione sarebbe stato impossibile portarlo avanti, perché il guadagno è talmente poco che purtroppo non sarei riuscita a pagare la marea di spese che ci sono intorno, insomma. E invece appunto tenendo questi 2 tipi di merce sono riuscita ad andare avanti alla fin fine 4 anni. Poi che cosa è successo? Diciamo, per quanto riguarda i libri si è aggiunta anche un'altra cosa, ovvero il fatto che nel mio paese le persone assolutamente non hanno in nessun modo contribuito al mio progredire, al mio andare avanti, nel senso che io e la mia mamma abbiamo veramente ideato
io penso decine e decine di eventi che potessero coinvolgere le persone e farle entrare nel negozio per l'acquisto dei libri, ok? Quindi diciamo che avevamo, ne dico qualcuno, c'era la giornata mondiale del libro, sconto su tutti i libri del 10%, festa della donna, sconto su tutti i libri sui quali avevamo attaccato delle piccole palline di mimosa, ecco, chi trovava quei libri li avrebbe presi a prezzo scontato. Oppure chiamare degli autori a presentare i propri libri, quindi abbiamo avuto insomma persone che venivano a parlare della propria opera e che noi chiaramente cercavamo di vendere in quelle occasioni. Abbiamo anche fatto una volta un incontro con i bambini, abbiamo chiamato una persona che è venuta addirittura da Firenze, che è a un paio di ore, un'ora e mezzo, 2 ore di auto da dove abito io, ok? Per intrattenere i bambini, perché era uno scrittore di favole, quindi un grande, aveva veramente delle grandi doti oratorie. Si sono presentati, nonostante noi avessimo mandato i volantini a tutti i bambini dell'asilo del mio paese e alle elementari, si sono presentati 3 bambini, di cui 2 erano gemelli, quindi dello stesso, diciamo, sono venuti insieme. E non dico 3 per dire pochi, dico 3 per dire 3, ok? Quindi questo per farvi capire, ho avuto grandi uscite come tutte le librerie, insomma c'è stato Harry Potter, c'è stato, non lo so, ci poteva essere Stephen King, ci poteva essere Lanzantini, ora non mi vengono in mente, ma comunque vi garantisco grandi uscite, ora escludendo cose come 50 sfumature, che quelle ne ho vendute a bizzeffe, il resto prendevo tante copie che rimanevano lì in vetrina a prendere il sole e che poi puntualmente dopo un mese e mezzo restituivo. Perché non le avevo vendute. Addirittura vi dirò che persone che io conosco, che insomma anche amici, so per certo, perché non sono venute da me, che andavano a comprare libri da altre parti, magari anche a chilometri di distanza, gli stessi libri che avevo in vetrina. Quindi per farvi capire, c'è stata una mentalità completamente, c'era una mentalità completamente sbagliata, secondo la quale non è realmente importante sostenere le piccole attività del proprio paese, nel senso che se ne parla tanto, ma poi alla fine stringi, si va tutti nel centro commerciale. Ecco come nel grande centro commerciale, ecco come funziona. Quindi io, nonostante l'idea più grande che io abbia avuto sui libri sia stata proprio il club del libro, che grazie a Dio mi ha fatto conoscere 7, 8, 9 persone che ogni mese, ancora oggi, insomma, si ritrovano con me per parlare di libri, ed erano quelle persone che effettivamente acquistavano i libri da me. Il resto purtroppo è stato molto spesso soltanto qualche cliente saltuario che ha comprato la maggior parte dei libri quando io avevo già deciso di chiudere il negozio e erano tutti scontati del 50-60%, ecco. Quindi è per questo che voglio farvi capire che la decisione, anche diciamo la morte tra virgolette della parte dedicata alla libreria del mio negozio è dipesa anche da questo, da una profonda ignoranza che c'è nel mio paese. Non mi vergogno a dirlo e non mi importa se qualcuno lo vede, perché è la verità. Una profondissima ignoranza, un bassissimo senso civico, perché in fondo in fine si piange tutti quando un negozio chiude nel proprio paese, però siamo poi magari noi stessi i primi a non esserci mai andati. E soprattutto non voglio assolutamente che vi confondiate con sul fatto del prezzo, ecco, perché molto spesso le persone da me non trovavano merce più cara rispetto a quanto potevano trovare nel centro commerciale, perché obiettivamente ci stiamo attenti, tutti noi vediamo i prezzi che ci sono in giro e cerchiamo di mantenerci chiaramente in una media che permetta al cliente sempre di poter trovare le cose al giusto prezzo anche nel tuo negozio. Quindi non era assolutamente dettato da questo, semplicemente a volte dalla comodità o dal fatto di sentirsi forse migliore ad andare a fare compere in un grande centro commerciale dove la commessa ha il suo bel cartellino, è tutta pettinata, tutta truccata e soprattutto molto impersonale, e questo è una cosa che mi ha veramente strazzato il cuore. Comunque, chiudere il negozio è stata una cosa che da una parte mi ha resa felicissima, dall'altra mi ha resa tristissima. Soprattutto i clienti più affezionati, io li ho visti anche piangere quando hanno saputo che chiudevo il negozio. Quindi sapere di aver fatto, di aver lasciato un segno nel paese, sicuramente è qualcosa che mi porterò nel cuore per sempre.
E soprattutto rimpiangerò il contatto con il pubblico, perché nonostante sia da una parte molto difficile, dall'altra anche molto bello il contatto umano. Io grazie al negozio ho conosciuto persone fantastiche, persone di tutte le di tutte le etnie. Ho conosciuto chiaramente italiani, ho conosciuto indiani rispettosissimi, ho conosciuto rumeni gentilissimi che addirittura molto spesso non volevano il resto perché avevano apprezzato un certo servizio che potevo aver fatto al computer o con un semplice fax. Ho conosciuto ragazzi provenienti dall'Africa che ho aiutato anche a donando loro dei libri, quindi grazie al mio negozio ho potuto fare anche questo. E ho conosciuto mamme, ho conosciuto adolescenti che si sono sfogati con me, ho conosciuto bambini che ho visto crescere da neonati, passare all'asilo e all'elementare. Insomma, è stato a livello umano una cosa che mi ha arricchita tanto. Purtroppo, però, diciamo che era arrivato a un punto in cui il negozio non mi faceva soltanto stare bene, ma mi dava anche tante preoccupazioni. Mi toglieva per tanto tempo da casa. E è arrivato un momento in cui questo non meritava più, quindi la decisione è stata presa e alla fine è conclusa, ecco, la faccenda è decisamente adesso è conclusa. Adesso, brevemente, che cosa andrò a fare? Ho trovato qualcosa per cui ho in realtà studiato, ovvero io ho fatto lingue e quindi niente, ho trovato un tirocinio per ora, però dura soltanto 3 mesi e ci sarebbe la speranza dopo dell'assunzione, in un'azienda dove hanno bisogno di qualcuno che gestisca la corrispondenza e l'assistenza ai clienti stranieri. Quindi con l'inglese sono veramente eccitata, molto contenta, nonostante mi sia diplomata tanti anni fa, alla fine il lavoro dei miei sogni mi ha trovata, sperando che insomma di potermi trovare bene perché lo comincerò tra pochissimi giorni, ecco, non sono ancora operativa, ma a brevissimo. E quindi perlomeno insomma avrò un lavoro in cui a una certa ora esco, posso tornare a casa, staccare la mente dai problemi del lavoro, cosa che invece con il negozio non è assolutamente possibile fare. Niente ragazzi, io concludo qui, spero di essere stata abbastanza chiara. Se avete qualche domanda comunque scrivetemela sotto perché sapete io rispondo sempre a tutti, 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 tutti. E niente, questo è quanto, io non so che dirvi. Grazie come sempre per il sostegno perché mi avete sempre sostenuto durante tutto questo cammino. E niente, si è chiusa una porta, si aprirà un portone, speriamo, e quindi forza e coraggio. Grazie, alla prossima, ciao!